Ciao Giorgia, oggi sei venuta a Scimis Business al binario F. Tu sei una delle fondatrici di Mamme al Lavoro. Chi sei nella tua vita al di fuori insomma, di questa community e di cosa ti occupi? Fuori dalla realtà virtuale, diciamo così, sono una giornalista, ho 38 anni, sono mamma bis da una settimana, da un mese, quindi ho Auguri! due bimbi, sì. Che cos'è Mamma al Lavoro? Quando nasce e perché? Allora, Mamma al Lavoro è un gruppo Facebook, nasce come gruppo Facebook a febbraio 2016. E nasce per l'intuizione geniale, diciamo noi, di una delle tre amministratrici, una sono io, una è Scilla Esposito, l'altra, che è anche la presidente della nostra associazione in cerca di mamma lavoro, si chiama Alice. E Alice un giorno ha pensato di mettere insieme alcune mamme da un altro gruppo Facebook per cercare di incentivare e aiutare le mamme in particolar modo a pubblicizzarsi e quindi pubblicizzare le loro attività lavorative su un gruppo appositamente creato, e da lì è nato Mamma Lavoro. Nel tempo questo gruppo è cresciuto fino a raggiungere circa 43.000 persone. Chi sono i suoi membri e qual è la chiave del successo di questo gruppo così numeroso? Allora, i membri sono solamente al femminile, quindi un gruppo totalmente al femminile, gruppo chiuso, quindi si entra su invito o altrimenti si può chiedere di entrare, si passa, diciamo, uno step che è quello di rispondere a tre domande, noi controlliamo i profili e poi decidiamo se accettare o meno la domanda. Il nostro target sono tutte le donne di qualsiasi età, perché all'inizio era un gruppo legato solamente alle mamme, quindi è nato proprio per la difficoltà che hanno le mamme spesso a reimmettersi nel mondo del lavoro dopo la maternità, o a reinventarsi dopo la maternità. Ma poi con i nostri membri più anziani abbiamo capito che essere madre non voleva dire essere madre solamente perché si creano, cioè si procreano dei bimbi, ma semplicemente perché una madre è colei che accoglie, quindi diciamo un senso più ampio di madre, e sono state diciamo accettate tutte le donne di qualsiasi età, ovviamente da 18 anni in su, quindi mamme, nonne, zie, cugine, che hanno voglia di aiutarsi, quindi non solo di avere una vetrina, quindi di mettersi in vetrina e far vedere la loro attività lavorativa, ma anche di aiutarsi e di creare una rete. È una community di utenti che interagiscono tra loro per vendere e comprare beni e servizi senza intermediari. Quindi si tratta di un vero e proprio modello economico e dunque i social network giocano un ruolo fondamentale. Secondo te, qual è proprio il potere dei social network? Allora, Mamma Lavoro, come dico sempre, è una vera e propria, un vero e proprio modello di economia peer-to-peer, quindi è domanda e offerta che si incontrano senza nessun intermediario. Il social network, in questo caso Facebook, è fondamentale, è proprio la nostra base, è quello che ci ha permesso oggi di essere Mamma Lavoro, perché in generale le nuove tecnologie hanno aiutato le persone a comunicare e a essere vicine, a riavvicinarsi. Diciamo che tipo 20 anni fa era impossibile, a meno che non si telefonava, avere la possibilità di parlare con persone anche dall'altra parte del mondo. E con Facebook questa realtà si è accorciata totalmente, quindi si è riunite, persone si sono riunite e dà la possibilità del confronto. Un confronto che, se fatto in maniera costruttiva, devo dire che non per farci complimenti, ma sul gruppo cerchiamo sempre di fare in modo che i confronti fra le persone siano sempre costruttivi e mai né banali né assolutamente maleducati o fuori luogo. Diciamo, quindi questo confronto costruttivo, questa comunicazione permette alle persone di crescere e di accrescere le proprie conoscenze, e questo è fondamentale. E quindi i social network, noi siamo grandi fautrici dei social network, specialmente di Facebook. Ti faccio un'ultima domanda velocissima. Ci sono prossimi progetti? Sì, l'associazione, che come dicevo si chiama Il Cerchio di Mamma e Lavoro, ha tantissimi progetti. Noi in particolar modo cerchiamo di aiutare le donne, come ho detto, a reintegrarsi nel mondo del lavoro, a riscoprirsi, a far emergere la propria professionalità. E da questo, diciamo, partendo